frutta, ok? Quando si ha una pasticceria è chiaro che bisogna avere sempre frutta fresca, perché si fanno delle belle passate di frutta, si fanno delle belle tartellette di frutta, ok? La frutta fresca ha un costo, e questo costo tante volte finisce anche nell'immondizia, perché la domenica, quando si chiude il laboratorio, la frutta che ti è avanzata difficilmente la puoi utilizzare tranquillamente al martedì o al mercoledì. Allora che cosa succede? Che la frutta che avanza, io la frullo, la filtro e me la metto via. Questa è il frutto della passione, che chiaramente è stato poi reso in salsa, stabilizzato con della gelatina, sai che ce n'è. Ma questo era del frutto della passione che era stato utilizzato al mese di luglio per fare un buffet di dolci. Frutto della passione avanzato, frutto della passione preso, frullato, filtrato, surgelato, stoccato in frigo. Quel frutto della passione si trasforma in gelatina per poterlo utilizzare anche all'interno dei cioccolatini e la frutta, si trasforma in un inserto per fare delle mini mousse, pistacchio, frutto della passione, per trovarsi il frutto della passione liquido all'interno. Quindi vedete, avere la possibilità di utilizzare una macchina multifunzionale, quello che fa è che ci permette di poter anche abbattere tutti quelli che sono gli sprechi. Ora, questa gelatina è una gelatina fatta con frutto della passione, zucchero, un po' di sciroppo di glucosio e un 1% di gelatina. Diventa anche tranquillamente un inserto per un mousse. Noi lo useremo anche come ripieno per una pralina alla frutta. Mi dai un 30 piattino? Secondi? Sì. Mi fai dare un piattino dagli chef, per piacere? Abbiamo chef un piattino, per cortesia. Questo che faccio con il frutto della passione lo faccio con tutte le frutte che mi avanzano in laboratorio: fragole, lamponi, mirtilli, ribes. Ananas. Anche solo nel servizio caffetteria, pensate quando hai un bel cesto di frutta per poterti fare tutti gli estratti, quella che avanzi in realtà io la vado a frullare, la vado poi a riutilizzare per trasformarla in qualche cosa di particolare, che possa essere una grassa, che possa essere un ripieno per un cioccolatino, che possa essere un inserto per una mousse. Ora, se volete ve la facciamo anche assaggiare.